partenza per il Lago dei Pini, probabilmente Lago dei Pini e Lago del Tasso. Sono con il mio amico collega Luca. Ciao, ciao a tutti. Speriamo che sia una giornata produttiva a livello fotografico, quello sicuramente, e anche a livello di trekking oggi ci aspetta un bel giro. Intanto cerchiamo uno spottino prima di arrivare, dobbiamo fare due scatti ovviamente. Le Salomon ci facevo, c'erano più morbide, queste sono sicuramente più da sentiero, anche sui sassi sono fantastiche, però a livello di comodità se devi fare 30 km con una scarpa più morbida. Infatti il prossimo prendo la spottina, non so dove andiamo, proprio su, anche questo guarda. Un cinquantino. 135. Vediamo la Rock Experience. Nel trekking da montura Rock Experience, anche se parzialmente l'ho già provato perché qualche chilometro l'ho fatto, ma... Quale? Il Velox, buttato di così. Comunque figlio quella fare qua cosa è sbotto, il capire. Eccoci arrivati quasi al lago, in realtà dove abbiamo parcheggiato è veramente vicino, eh. E guardiamo, andiamo prima al lago. Sì. Andiamo prima al lago per vedere se c'è uno spottino da fermarci a fare due scatti. Poi sicuramente faremo qualcosa in mezzo al bosco. Veramente bello qua, sembra ancora autunno. Ah, sì. Eh? Con le foglie in terra così. Bello anche il giro lì. Quella curva lì. Sì, sì. C'ha del potenziale. C'ha del potenziale, eh. Vabbè, ma siamo qua, il lago lì. Quindi... Abbiamo fatto un paio di scatti, adesso cambiamo, andiamo verso il lago. Luca è già là. Un bel controsole. Controsole netto. Controsole sparato con la stellina. Eccola. Adesso mandiamo la nuova bambina di Luca. Luca, raccontaci un po' di questo tuo gioiello. Panasonic G91, perché G90 è la versione solo italiana e non l'ho trovata, quindi ho dovuto prendere usata la G91. È l'erede della G80, 20 megapixel, mirrorless. Una macchina che fa molto bene video, cosa che io non farò mai. Però mi piaceva perché è compatta, leggera, un bel touchscreen,
Sì, molto leggera, ho notato. In magnesio, tropicalizzata, quindi anche chi come me magari ha un po' le mani di pasta frolla, lei dovrebbe resistermi. Bene. E speriamo che si comporti bene, adesso la stiamo provando. È la stiamo prima testando volta. Testando la prima uscita. È la prima volta che esci di casa. Seconda. E quindi vediamo. Una bella macchinina leggera. Che sembra lavorare molto bene. Sì. Io ho la mia Nikon D750, già testato da un po', anche se siamo ancora all'inizio ovviamente come foto. Niente, il lago è parzialmente ghiacciato, sì, ce l'avevano detto, parzialmente ghiacciato, vale la pena fermarsi anche qua. Vale la pena stare qua 3 ore. E dopo abbiamo il lago. C'è la parte là dietro che non vediamo, che secondo me è più bella ancora. Dopo abbiamo il lago del Tasso, anche che è molto bello. C'è molto caldo, penso che mi metterò in maglietta, perché c'è veramente caldo. GoPro arresta video. Si potrebbe fare un paio di scatti qua, probabilmente, con questo effetto qua di luci, di riflessi, e mi piace molto anche quel tronco lì, che non so se verrà bene perché qui mi servirebbe un filtro che non ho, lo prendo questa settimana. Qua è carino, perché non mi voli giù la GoPro. Una foto dalla Madonna. Appena messo via la macchina, sono passati quei cavalli che adesso stanno andando su, proprio là, tutti i riflessi nel lago. Sono 6 cavalli, 2, 4, 6 cavalli. Riflessi nel lago lì, era fantastico, ma avevamo la roba nello zaino. Appena tirato via il cavalletto, appena smontato il cavalletto, li guarderemo con la GoPro, che sono fantastici. Verranno fotografati dal telefonino, perché adesso non ritiro fuori tutto. Ragazzi, ci stanno riprendendo. Quel velo! Composti, composti! Allora, stiamo bene! Sì. Bellissimo! Alve! Buongiorno! Buongiorno! Bellissimo! GoPro arresta video! Direzione Mulino del Tasso. Dove dovrebbe essere? Dove? Dovrebbe, c'è un altro lago. Allora Luca, come andiamo? Come va ti bene, sembra? No, va bene, va bene. Bello il posto, molto bello. Bello, Va bello, bello, bello. Poi è la luce che adesso è andata. Sì, la luce, le foto non è il massimo. Però temperature perfette. Temperature veramente perfette per camminare, addirittura anche pelo caldo, direi. Un po' troppo caldo, però meglio così, meglio il caldo che il freddo. E poi si apre il panorama. E si apre. C'è anche quella casa abbandonata là.
è che l'avevo vista da là. Bisogna andare giù all'altra Carrara. Lago dei Pini, 1:15 e noi veniamo dal Lago dei Pini, quindi torneremo dopo dal Lago dei Pini di qua. Però il mulino del Tasso lo dà di qua. Allora io direi, Luca, andiamo al mulino, sì, facciamo le foto, ritorniamo su da qua e poi da qua chiudiamo l'anello dal Lago dei Pini, che arriveremo bassi. Ok? Aggiudicata. Mi fa ridere il pensiero del signore. È lontano il mulino del Tasso? 10 minuti, sì, macchina. Il teletrasporto. Cioè, ne hai in parapendio, non ci arrivi in 10 minuti, è un traverso da Madonna. Guarda che era una guardia forestale, però. Secondo me in 10 minuti non ci arriva mica nessuno. O secondo me proprio ha voluto. No, ma si è sbagliato, beh, vedi che. No, però si ha visto così. Ha detto, gli dico la cazzata. No, si è sbagliato. O forse girando basso era veramente 10 no, minuti. Girando basso. Però l'ha detto anche lui che bisognava andare dalla parte alta. Io mi ricordavo che avevo fatto la parte alta. Quindi. Minuti sembra. Meno male che ho fatto a posto. Sì, sì, no. Sta cazzo merda di gorilla. Di gorilla pot. Ah no, ma sei uscito una volta. Sì, sì, è uscito una volta e è diventato di carta per. Sì. Oh, grazie. Sono come. Si è accesa. Sì, sta registrando. Volevo registrare questo passaggio qua. Perché ci sarà da ridere. C'è un pochino di poccio. Pena. Allora io lì ci dico dentro. C'è un pochino. Vai tranquillo, si fa, si fa. Di poccio. Ok, sì, decisamente ho fatto bene a mettermi gli scarponi, perché con le scarpe montura non camminerei già più con quel fango qua. Lo scarpone tiene un po' più botta. Comunque DNA da vecchio trekkingista che si andava col papà, senza racchette, senza niente, hai notato, quasi le mani in tasca. Sì. Io ho un punto di equilibrio che è questo. Con le mani in tasca. Questo è il mio punto di equilibrio. Io se devo fare un passaggio difficilissimo, o sono alla morte, allora mi appendo con le mani, o così. Scogli, discese. Sembra che sto cazzeggiando. In realtà sono. In equilibrio. Fermissimo. È bello però, eh? Eh? La luce è bella. Adesso cioè, la luce è bella, nel senso. C'è un bellissimo colore. Adesso sì. Speriamo che ci faccia fare qualche bello scatto di la come si dice la sorgente sicuro. Sorgente bellissima, è un po' in ombra, vabbè, però. Il flash la tua? Sì, sì, non lo uso mai perché non mi piace fare foto col flash. Non piace nessun fotografo. No, bello il flash. Quello vero. Così almeno se l'hai. Bello qua. Prima col telefono che la mandiamo subito alla mogliera. Questa è la sorgente. Ragazzi, fantastico. Anche se ci sono state delle rotture, questo qua era bello da fotografare.
Occhio perché, sì. Perché non è tanto la pendenza, è spessore. Si scivola un pochino lì. Comunque ti filmo in caso. Abbiamo per i posteri, l'ho trovato, sono coraggioso. E sono dimagrito per qualcosa, però porca. È bellissima. Bellissima qua. È favoloso. Così male. Non lo vedi. Allora, siamo fermati qua. Lago del Tasso, abbiamo mangiato, fatto due foto ovviamente, adesso ci prepariamo per il ritorno. Intanto, col 4x4 perché adesso c'è una bella salita e niente, poi guarderemo strada facendo se ci fermiamo ancora o se facciamo solo trekking. Morto. E noi non siamo ne ancora a un quarto di strada. Ah no. Indietro ancora. Comunque io questo pezzo di sentiero non l'ho fatto perché ho fatto quello di là dal lago del mulino, quindi questo per me è nuovo e devo dire che è bello. È molto bello. Ma molto molto bello. Ci siamo fermati di nuovo perché noi siamo venuti qua a fare delle foto, a fare delle foto. E allora adesso ci facciamo questo bel campettino qua, questi belli alberi qua inclinati, e se la foto fa cagare a noi non ce ne frega un cazzo perché comunque ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo un casino, vero Luca? Sì e sì. Era bello perché tutte le foglie rosse. Capito in alto. La legna, il forno, da farci la pizza. Chi sarà quella casa qua? Un circolo. Ci sta bene quel circolino qua secondo me di storia. Anche la prima nevicata. Dentro il camino, fuori per la grigliata. E via. Spettacolo. Là ci sono magari 50 cm di neve, già stai da Dio. Ciao. Allora, eravamo quasi alla macchina, abbiamo deciso di sbagliare strada e adesso siamo andati in Culandia, però non dovrebbe mancare moltissimo. In linea teorica la macchina è qua sotto. In linea d'aria è vicino. Adesso quanto ci metteremo ad arrivare non lo so. Se no facciamo testamento video. Ci troverete decomposti qua. Eccolo là. Là dovevamo arrivare, laggiù. Laggiù. Dovevamo arrivare da quel ponticello lì. E invece siamo su quel ponticello. Siamo qua. Giù di qua direi di no. No. No, giù di qua è morte. No. Vabbè. Morte sicura. O fratture gravi e multiple. Niente, allora
continuiamo per la strada.